Allora, riguardo al controllo delle acque, chi fa i controlli? I controlli vengono fatti sugli acquedotti dall'ASL, però bisogna dire che anche dall'ente gestore, cioè l'ente gestore, secondo la nostra normativa, che è una normativa europea, ha l'obbligo di farsi in autocontrollo degli esami. L'organo di controllo verifica a sua volta che anche quella parte, cioè dire sulla corretta gestione dell'autocontrollo da parte dell'ente gestore. L'ente gestore non fa in auto, diciamo, valutazione. Molto spesso l'ente gestore si appoggia a laboratori accreditati che hanno un accreditamento da parte di strutture terze nazionali che revocano l'accreditamento se il laboratorio accreditato non dà le garanzie sufficienti. Perciò sono molto attenti a fare gli esami in maniera corretta e in maniera precisa, così come fa l'ente pubblico. L'ente pubblico ha un criterio da seguire, cioè dire va a fare dei prelievi sugli acquedotti e l'acquedotto deve, il prelievo fatto sull'acquedotto deve essere rappresentativo dell'acquedotto. Cosa si intende dire per rappresentativo? Rappresentativo significa che tutto l'acquedotto deve essere rappresentato durante i periodi dell'anno in cui vengono fatti i prelievi. E si intende dalla distribuzione, ultima distribuzione, cioè dire la casa di ognuno di noi, di ogni cittadino, che viene di solito rappresentata in un punto di prelievo, che è un punto di rilievo rappresentativo per la città, non un solo punto, diversi punti della città che sono rappresentativi per quel quartiere, per intenderci, un quartiere ha un punto che noi privilegiamo per fare i prelievi. E poi ci sono le utenze intermedie, ad esempio un serbatoio di raccolta, per esempio un'utenza intermedia dove viene raccolta l'acqua per un intero quartiere o per un'intera area della città, e poi alla fonte, cioè dire nella zona, la maggior parte delle acque di questa zona qua sono acque che vengono da falde profonde, cioè dire per intenderci sono falde che arrivano, che vanno su centinaia di metri, ad esempio nella zona di Brazzo, qualche centinaia di metri, 100, 120 metri, da 60 a 100 metri, cioè acque che danno ampie garanzie di purezza, proprio perché profondo. Durante il tragitto le acque vengono immesse in vaschi, eccetera, eccetera, e questi, come dicevo prima, in questi punti qua vengono fatti dei prelievi di controllo periodici per verificare che tutto venga mantenuto in piena efficienza. Ora, per quanto riguarda il controllo a valle, devo dire che i servizi che vengono dati all'utenza sono servizi legati soprattutto all'area, al quartiere, alla capacità che ha quell'acquedotto, alla conduttura di quell'acquedotto. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in base al tipo di vetustità modernità dell'acquedotto vengono scelti anche i criteri di frequenza diversi. Devo ancora dire che i prelievi che io parlo personalmente perché che io faccio in questa area del Piemonte dal 92 non ho mai riscontrato inquinanti tali da poter in qualche maniera minare la sicurezza del cittadino. Assolutamente acque che sono acque pure, diciamo, che vengono dalla profondità della falda e che hanno quelle caratteristiche di purezza che mantengono durante la distribuzione.